qui a Meta è stato un successo, è una delle tante iniziative volute dal direttore generale dell'AS Napoli 3 Sud per consolidare l'ottimo risultato che già abbiamo ottenuto dei 2 milioni di vaccini anti-Covid effettuato. Noi puntiamo a migliorare sempre di più. Nelle ultime settimane, voi per le norme stringenti del Green Pass, voi per chi si è convinto della bontà del vaccino, alcune migliaia di persone sono arrivate come prime dosi. Questo significa che le persone hanno capito che il vaccino è l'unica strada che ci ha permesso di uscire da questa emergenza e ci ha permesso di riprendere l'attività. Ne abbiamo un esempio proprio qui oggi, che gli stabilimenti balneari hanno aperto fuori stagione per far migliorare sempre di più il dato delle vaccinazioni, in modo da poter riprendere appieno e nella normalità di qui a poco l'attività turistica, che in un territorio come quello della penisola sorrentina, come quello stabiese, ha forte vocazione turistica, è sicuramente il motore trainante della ripresa. Possiamo dire che l'ASL Napoli 3 Sud è stata un po' pilota in questo progetto, diciamo. Sì, non ci siamo mai fermati. Durante il periodo estivo abbiamo vaccinato proprio qui sui lidi, abbiamo vaccinato a Marina di Stabia, abbiamo vaccinato nelle piazze di tutti i comuni dell'AS Napoli 3 Sud, a Pomigliano d'Arco, a Nola, siamo andati nei luoghi della Movida a Sorrento e questo ci ha permesso di ottenere proprio questo risultato, una delle percentuali più alte della provincia di Napoli di persone vaccinate, e questo ci sta consentendo piano piano di uscire da questa emergenza. La pressione sugli ospedali fortunatamente anche da noi si è ridotta tantissimo, i positivi diminuiscono sempre di più e in più abbiamo un altro dato molto importante nella nostra azienda, la percentuale dei vaccini pediatrici. Stiamo in linea col dato nazionale sicuramente, ma molto più alta degli altri aziende della provincia. Abbiamo superato il 30% dei bambini vaccinati, che dal 16 dicembre che si è aperta la campagna per i bambini, adesso già è un ottimo risultato, e anche qui ancora una volta un'intuizione del Presidente della Regione Campania e del Direttore Generale, quello di vaccinare i bambini nelle scuole. È stato questo che ci ha fatto fare la differenza, abbiamo vaccinato molte migliaia di bambini nelle scuole con l'animazione, la ludoteca, e in un ambiente che a loro era molto familiare, li faceva stare a loro agio. Sono venuti sereni, si sono vaccinati, hanno ricevuto il gadget, l'attestazione di coraggio, e sicuramente ha ridotto un po' quell'impatto del vaccino fatto nell'ambiente sanitario, che poteva essere un po' da deterrente per il bambino.